tutti ragazzi, per benvenuti in questo nuovo live e soprattutto in questo tuo Master Channel, se mi ero dimenticato di dirlo negli scorsi video. Comunque, siamo tornati su Watch Dogs per fare la terza puntata dei trip digitali e adesso dobbiamo fare Psychedelic, che non l'ho mai giocato, quindi non ho la minima idea di come si faccia. Comunque, da quello che ho capito, bisognerebbe praticamente saltare di fiore in fiore qualcosa del genere. Quindi si arrassi probabilmente. Mi immagino cosa succederebbe se esistesse della droga del genere. Ma che cavolo? Sì, praticamente dovete utilizzare gli analogici per... Ma che cavolo! Comunque, da quello che ho capito, dovete usare gli analogici per planare e cercare di atterrare il meglio possibile sui fiori. Sì, ragazzi, lo sto parlando perché non è che sia tanto semplice. Soprattutto perché praticamente dei fiori spuntano fuori, si può dire. Abbastanza, cioè voi non è che li vedete già dall'inizio, tanto comunque. Perché sembra che secondo me potrebbe darvi anche tipo delle scelte di percorso, qualcosa del genere. Tra l'altro. Sì, sta qua l'ho preso male. Ok, vai, vai, vai. Adesso ecco, dovete, se ce la fate, passare attraverso quelli. Adesso cos'è che devo fare? Ok, ragazzi, ho completato il primo. Si salta, salta. Quindi riproviamo un altro tracciato che durano, direi, abbastanza poco. Comunque anche questa qua direi, forse non è sicuramente tra le mie preferite, però sì, ragazzi, se direi che comunque possa essere interessante come modalità. Per adesso, di tutte quelle provate, la mia preferita direi che sia sicuramente Alone. Comunque diciamo che le modalità in cui devo rispettare un tempo non mi sono mai piaciute perché boh, mi sembra che mi dia meno libertà e anche questa qua comunque modalità non è che vi dia tanta libertà perché dovete comunque saltare di fiore in fiore. Ah, quindi adesso sembrerebbe che praticamente sono entrato adesso per il punto del checkpoint. Quindi è probabile che se cadete non è che dovete ricominciare il percorso dall'inizio, ma piuttosto dall'ultimo checkpoint che avete passato. Un po' come le missioni normali, cioè missioni della campagna. No, fate una cavolata. Però io mi immagino veramente se le droghe reali fossero così. No. Poi anche con la musichetta. Comunque direi che lo farò durare leggermente meno questo episodio perché è quello che è. Cioè, nel senso di modalità, alla fine è questa qua, ragazzi. Vabbè. Vabbè, ragazzi, a quanto pare ho perso la mia mano. Io non ce la faccio più a giocare. Salta, dai, bravo. Ok, terra, terra. Bene. Parti, cerca di atterrare, bravo, qua rimbalza. Con anche la musichetta che non so, mi ricorda molto come atmosfera l'inizio di Saints Row 4. Grazie, ho capito che non devo più saltare su quello lì, ma devo passare un altro. Comunque mi ricorda molto, forse l'inizio di Saints Row 4 che
non vi dico tanto più, magari qualcuno l'abbia ancora giocato. Dico soltanto che saranno alcune parti ambientate negli anni 50, il che mi assicuro sì che è abbastanza divertente come cosa. Ci dovete proprio vederlo, mamma mia. Comunque, ragazzi, questo video qua finisce qua, quindi lasciate un like, commentate, iscrivetevi. Lo so che questa parte qua è un po' corta, ma ve l'ho detto, non è che mi piace tantissimo con modalità. E niente, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video.